Ciao a tutti ragazzi, sono io, Vinkekino, ed eccoci qua in questa nuova parte della guida di Inazuma Eleven 3, fuoco esplosivo. Partiamo subito. Come ricordate, nella precedente parte abbiamo fatto un allenamento sul fango. Ma partiamo subito seguendo la freccia viola. Non ricordo dove dobbiamo andare. Entriamo nel pulmino. Ecco qui proprio che dobbiamo andare. Quindi parliamo subito con Vetran. Per partire con questo viaggio e sfidare i Fire Dragon, tanto vediamo cosa è successo. Io già posso immaginarmelo perché ho seguito l'anime e quindi so già cosa sia successo. Vediamo infatti i teppisti amici di Archer. Vediamo subito che fermano il pullman. Nemmeno ancora uscito dal cancello il pullman. Andare a sfidare il Fire Dragon. Vediamo subito quello che sta per succedere. Si sarà da divertirsi. Vediamo attentamente ciò che è in serbo per noi, Archer. Archer si vuole sacrificare e sfidare i teppisti e far andare il pullman per la sfida. Parte una serie di dialoghi. E ecco gli amici di Archer che vogliono difenderlo a tutti i costi. Lui quindi non era teppista, ma semplicemente un amico di Archer. Dove Archer fanno vedere un flashback riuscito a salvare lui. Vediamo subito quello che succede. Vediamo che lui lo seguiva perché si sentiva in debito con Archer dopo che l'aveva salvato. Ecco qui, vediamo questa serie di dialoghi. Ecco che ripartiamo, si sblocca subito subito un nuovo obiettivo, il pullman parte, e questo già l'abbiamo capito. Continuiamo subito, dobbiamo andare allo stadio, e subito subito entriamo nell'edificio, si porterà allo stadio, dobbiamo andare quindi prima agli spogliatoi. No, anzi no, penso. Siamo qui sugli spalti pronti per iniziare questa nuova partita contro i Fire Dragon. Dopo questa sfida inizierà il prossimo capitolo, che sarà il quinto, credo. O quinto sesto. Probabilmente sesto, non ricordo più. Tanto qua ci sono i membri della Raimon che fanno il tifo e vediamo anche il capitano Nagata dell'Italia. Voi pensate che sia Paolo, ma in realtà è lui. Intanto qua vediamo Giulia, la sorella di Axel, insieme alla Batante, e vedono che il padre non c'è. Ecco che viene incredibilmente, si siederà accanto a Ilmon. Ecco che ci avventuriamo contro questa sfida, una sfida abbastanza importante che deciderà le sorti di Inazuma Japan. E togliamo questi tre tizi cappucciati che non capiamo chi siano. Ah, guarda che c'è Gazelle, lui non ricordo, e Bryron fanno parte. Dei Fire Dragon. Quindi vediamo un po', sono lui faceva parte della Zeus e loro due della
Uno della Diamond Ass e l'altro di un'altra squadra che però non mi viene il nome, tutte e due sono abbastanza forti e sarà una sfida abbastanza micidiale. Beh, naturalmente vinceremo, ma incontreremo anche diverse difficoltà per i loro poteri. Sono abbastanza forti, intanto vediamo Jordan un po' così, Xavier. Ci sarà da divertirsi sicuramente con questa grandissima sfida contro i Fire Dragon. Continuano i dialoghi, pertanto. Intanto vediamo Caleb che si allontana. Tutti un po' hanno avuto paura, scoprendo che facciano parte della prossima squadra dei ragazzi. Intanto si sblocca l'obiettivo. Si aggiorna il blocco. Vediamo un po'. No, non dobbiamo andare negli spogliatoi, dobbiamo parlare con Silvia, penso. Ecco, infatti, parliamo con Silvia e ci prepariamo per questa sfida. Intanto Ilman inizia la conversazione, penso. Non so che Axel che guarda sugli spalti e vede suo padre. Anche Mark rimane un po' così scioccato, insomma, da questa visione. Non vedo l'ora di iniziare per una partita abbastanza avvincente. Vediamo subito quello che succede. Che guarda i ragazzi, parla con Mark, gli dice qualcosa del tipo non lo so. Che tutti si riuniscono perché sta per iniziare finalmente, dico finalmente, questa partita. Continuo a dirlo finalmente perché non è possibile, pieno di dialoghi questo cazzo di gioco. Finalmente penso di iniziare a giocare sul serio. Va bene così. Ci dice qualcosa del tipo non capisco. Quindi siccome è giapponese non capisco bene cosa dobbiamo mettere, quindi sto facendo un po' di confusione. Andiamo i giocatori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Facciamo un po' di spazio. Ecco, ho avuto un po' di problemi, dovevo mettere Austin e un po' di cose, siccome non capisco bene il giapponese, quindi vediamo subito chi mettere. Facciamo così, vediamo un po' se va bene. No, non gli va bene, non gli va mai bene niente. Questo Darren e neanche questo gli va bene. Proviamo un po' questa formazione, vediamo se gli va bene. Ho messo Darren in porta, Thor, Jack, Nathan, Harley, Jordan, Jude, Austin, Sean, Axel e questo tipo. Ecco, infatti va benissimo, finalmente possiamo iniziare questa sfida contro i Fire Dragon. Ho avuto un po' di difficoltà a fare la formazione a causa della lingua che era giapponese. Sarebbe andato meglio se la lingua fosse stata italiana. Andiamo quindi subito con partiamo all'avventura contro i Fire Dragon. Sicuramente faranno gol, come sempre, perché funziona così. Segneranno dal centrocampo? No. Continuano l'avanzata. Sean cerca di bloccare. Ecco che parte un video, mini video. Un attacco abbastanza
bello. Sembra una nuova tecnica di Sean. Iniziamo subito. Loro partono con una loro tattica micidiale. Una tattica abbastanza bella, devo dire. Fregano la palla direttamente a Sean. Vogliono riuscire subito a segnare. Ecco che partono. Pronti per segnare a Mark Evans con una loro tattica micidiale in 3. Questo attacco è micidiale, veramente, veramente spettacolare. Ma naturalmente fanno gol, come già avevo annunciato. Ecco, finalmente partiamo. Axel che passa a Sean. Ancora dialoghi. Mi fate giocare. Voglio giocare. Non si può, ragazzi, così. Così non si può veramente. Ecco, che partono con la loro tattica micidiale, penso sia una nuova tattica. Ecco che la palla ce l'ha Thor. Partono i dialoghi, sono tutti un po' stanchi, infatti verranno presto sostituiti questi stanchi con gli altri della Raymond United, perché si sono infortunati. Ecco che Thor passa la palla a Nathan. La tattica di Jack e Nathan, guardate attentamente, è nuova questa mossa. E c'è il gol, è qua subito il pareggio. Ma ora voglio giocare dopo aver fatto tutte queste scene su scene. Si parte subito. Ecco di nuovo dal centrocampo. Vado a rubar palla con Axel, ma lui utilizza la mossa riuscendo a scaraventarmi sul terreno. Vado a rubar palla nuovamente. Andiamo con Thor e la sua tecnica. Ecco che ci riusciamo subito subito con la tecnica di Thor. Ho sbagliato a fare, ho fatto un passaggio troppo lungo. Infatti riesce a passarmi, speriamo che c'è il fischio dell'arbitro. No. Andiamo con il muro di roccia. Oh. Non ci riesce. Ferma il tempo e passa avanti. Attiviamo intanto Furore, che vi ricordo con l'emulatore si attiva QEV. Io utilizzo Desmum, per chi non lo sapesse. Non svia, devo mettere codici e cose per farlo funzionare e mi scoccia. Questa mossa la conosciamo benissimo, se vi ricordate in Azuma 11-1. Tanto con questa mossa ha perso moltissimi punti. Ecco la mossa intanto di Darren. Prima di pararla. Sì, ecco fatto. Siamo riusciti a parare. Ora dovremmo andare dritto in porta. Passo ad Harley, poi Jack. Poi andiamo avanti, vediamo che c'è Jordan. Passo. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ho messo quella della tecnica. Ecco che passiamo avanti. Quando alla difesa avversaria. Intanto passiamo avanti con Sean. Ecco che la mossa riesce. Aurora boreale. Passiamo quindi avanti. Subito con Axel e il suo tiro. Che mossa fantastica, avvitamento di fuoco, una cosa di questa si chiama, ma è veramente spettacolare, ragazzi.
Dove vediamo se il portiere riesce a parare questa tecnica. Ma no, non c'è stato niente da fare. 2-1, passiamo subito in vantaggio grazie al gol di Axel Blade. Passiamo subito partendo dal centrocampo. Rubiamo palla con Sean. Axel usa la sua tecnica. Axel e andiamo subito avanti. Harley che cerca di rubare, ma niente. Siamo con la tecnica di Thor. Questa partita rispetto alle altre dà del filo da torcere effettivamente. Passiamo con Harley. Andiamo con la grande illusione di Jude Sharp. Passando avanti questo avversario. Andiamo con Axel. Sean. Fuori gioco. Ah. Soppassiamo l'avversario con l'aurora boreale di Sean Frost. Uscendo il nostro intento e andando avanti. Finisce per fortuna questo primo tempo. Adesso andiamo subito al secondo tempo. Continuano i dialoghi. Effettivamente. Non è permesso questo scambio. Vediamo subito quello che c'è da fare. Da quello che ho capito Caleb lo dobbiamo spostare. Con Jude non me lo fa scambiare. Però con Jordan facciamo questi scambi. Vediamo un po' se l'accetta. No, ancora no. Non mi fa cambiare nemmeno Darren. Vediamo un po' chi dobbiamo cambiare. Così forse va bene. Sì, gli va bene. Abbiamo avuto almeno la stessa palla, questi avversari sono davvero fortissimi. Mi sembrava di finire con molti gol di scarto, ma mentre niente, sono davvero potenti come squadra. Intanto partono dei flashback. Continuano i flashback. Con dialoghi su dialoghi, io voglio giocare, ma non mi permettono di giocare. Queste cose fatele vedere solo negli anime, al posto di metterle pure nei giochi. Rispetto ai precedenti due, in Azuma Eleven ci sono davvero tantissimi dialoghi. Intanto continuano. Presto vedremo una nuova tecnica, scusate, di Archer. Continuiamo pure. Non capisco che è successo. Vediamo un po', forse stavolta possiamo cambiare portiere. Un attimo. Ecco fatto, cambiato portiere con Mark Evans. Partiamo subito con questa sfida. Mark che incoraggia i suoi di continuare la sfida contro i Patriots. Partiamo subito, Mark. Mi sta succedendo un machello che non sopporto. Ecco, vediamo la tecnica di Caleb e Jude. Bucano la difesa avversaria da quello che ho capito. Infatti ecco qui che Caleb va verso in attacco. Andando a vedere gli amici suoi e diverse cazzate varie.
partiamo subito, intanto c'è Giulia che incoraggia Axel. Ci sono tantissimi flashback che non sopporto. Che nervosismo. Fatemi giocare. Partiamo subito. Ecco con Caleb. Passa Xavier. Xavier si dirige verso la porta con la sua tecnica. Tecnica abbastanza conosciuta. Vediamo se c'è il gol. Forse riesce a pararla. Dato che non è una tecnica forte, cioè fortissima. Ma non ci riesce comunque e stiamo 3-1. Speriamo di vincere presto questa partita, che non ne posso più. Ovviamente finirà questo capitolo. Intanto abbiamo visto un cambio, c'è stato. Copre dalla porta, cioè dal centrocampo. Proviamo palla con Axel, ma utilizza il capitano la sua tecnica, scavalcando Axel. Andiamo a rubare subito la palla. Andiamo con Harley. Non succede niente. Andiamo con... Dobbiamo per forza utilizzare una scivolata che ha abbastanza effetto. Passiamo la palla ad Harley. Cerchiamo di scavalcare l'avversario. Ma tutti utilizzano queste caspita di tecniche. Sicuramente non sopporto. Ma sono le tecniche che abbiamo già visto. Proviamo a rubare nuovamente palla. Ormai ha consumato tutte le sue forze per fare un'ulteriore tecnica. Quindi stavolta ci dovrebbe venire più semplice rubargli palla. Lo capisci però. Intanto vediamo che è molto stanco il ragazzino. Passiamo ad Harley, subito a Jude. Quando vediamo, allora, utilizzano la loro tecnica speciale, forma la coda del dragone. Tanto ecco Jack con la grande illusione di Jude. Andiamo avanti, siamo intanto ai 20 minuti finti di questa partita. Ho sbagliato a fare il passaggio. Dobbiamo parlare con Xavier. Ecco subito. Dobbiamo gli palla. Passiamo ad Axel. Passiamo all'avversario se ci riusciamo, ma niente. Utilizza una mossa difensiva. Credo che ormai finisca qui 3-1 questa partita. Un gol fatto perché doveva essere obbligatoriamente fatto. Forse c'è il gol. Speriamo con un semplice tornado di fuoco, dato che è l'unica mossa che possiamo fare per bassi PT. Vediamo quello che succede, se riesce a pararla. Come vedete hanno cambiato portiere. Succede molte volte in questo Nazuma Eleven 3 a fuoco esplosivo. Come vedete la palla è stata parata. Me lo immaginavo, era solo un semplice tornado di fuoco, non è. Intanto sta finendo questo tempo. Vediamo, infatti manca poco. Muro di roccia di Jake. Stavolta finisce veramente qui questa partita. No, c'è il video della mossa speciale di Axel e Austin. Guardate attentamente, è un tiro combinato tra il tiro della tigre di Austin e la tormenta di fuoco. Un tiro potentissimo. Infatti 4-1 finisce alla fine questa partita. Non è stata poi tanto male. Erano fortissimi però.
Avendo più possesso palla, ma non siamo riusciti a vincere questa partita. Hanno raggiunto la vetta del mondo, a parte quindi il video dove fanno appunto vedere. Noi lo passiamo questo video che non è importante. E noi ci vediamo nella prossima parte della guida di Nozomi Eleven 3, fuoco esplosivo, da Vicky Kino qui, è tutto.